Il muro di orientale a destra rispetto alla via Ricominci, perché è in via Ricominci, ma non lo si trova se non si sa. Uscendo verso la periferia, subito dopo la Vettabbia c'è una stradina a sinistra che costeggia la Vettabbia stessa. Quella stradina conduce da un lato al cancello dei nuovi insediamenti e dall'altro a questa porta dove c'è lo studio di architetti. Non si vede più bene, ma esiste tuttora, la diramazione del mulino, perché ovviamente un mulino prendeva acqua da una roccia, ma solitamente veniva fatta con una diramazione di modo che l'acqua scorresse anche dalla parte principale e poi tramite la diramazione desse forza alla ruota del mulino e poi rientrasse. È ancora visibile, ma è stato recentemente, tipo una decina di anni fa, forse anche meno, è stato interrato questo ramo, non so perché, tanto non dava fastidio a nessuno, ma non facciamo domande. Quindi il mulino si vede subito che la diramazione è sul lato destro, nel senso che ovviamente sapete che sul fiume si conta dalla sorgente verso la foce, e quindi è stato chiamato Vettabbia a destra perché è sul lato destro. Quello precedente, il mulino Vettabbia, era sul lato sinistro. Rifatta in questa veste del Seicento, ma che
esisteva già probabilmente dal Medioevo. Questo è quello che rimane. All'interno ci sono però delle cose interessanti, come un affresco del Cerano e un'ancona lignea che proviene dal monastero di Castellazza. Ricordate, l'altra volta ho parlato del monastero di Castellazza, che è quello che sorge sul Ticinello, dove adesso c'è il ristorante 400, che è un edificio quattrocentesco appunto, con ancora le strutture in terra originali, con una scala in legno bellissima del 400, naturalmente non solidissima forse, ma se da 400 lì non è poi tanto cedevole. E questo perché appunto alcune delle opere che stavano a Borgo di Castellazzo, di cui ho parlato l'altra volta, sono state trasferite in questa chiesa. Questa chiesa che non è parrocchia, perché dipende dalla chiesa della Madonna di Fatima, che per subito non la si trova sempre aperta purtroppo, anzi devo dire che ultimamente non la trovo mai aperta, ma so che fa secondo me una messa tipo alle 6:30 tutte le sere, perché se bisognerà informarsi un attimo poi per andare dentro a vedere è possibile andarci in mirata meglio tempo. Certo. Scusa, alle 20 giorni, alle 9 c'è messa. Ecco, alle 9, grazie, c'è un residente della zona che mi prometto. Ecco, mi ricordavo che c'era una messa, allora francamente impariamo sulla sera, se era mattina meglio, ancora così non c'è tempo da cercare. Ecco, la chiesa è sulla diramazione di via Ipamonti, a sinistra, è una via che si chiama Via dell'Assunta, e il posto dove si trova la chiesa si chiama Piazza dell'Assunta. Questo penso che sia sufficiente per capire che il toponimo dell'Assunta, e quindi la tradizione dell'Assunta, risale a moltissimo tempo fa, ecco perché dicevamo appunto della sua origine. Tra l'altro, in questa zona di Gentino sono stati, come sempre, in tante zone, costretti a riparare i milanesi quando l'Uerva Rossa è venuto a fare le persone. Anche questa ha avuto la sua storia d'epoca. La casa che vedete qui, la casa dall'angolo, si chiama Casa del Delfino, cioè Casa del Delfino, non so praticamente perché, ma ci sarà il suo motivo sicuramente. E al di sopra c'è questa targa, che è quella che dicevo prima, che era venuta a buttare le immondizie e i fossi a terra della strada. Questo ci dice due cose: intanto che la strada era costeggiata da fossi costantemente, e la seconda ci diceva anche che non c'era un impianto di tombinatura, di fognatura, ecco, per cui praticamente tutti venivano a buttare la loro spazzatura dentro nei fossi, finché a un certo punto qualcuno si è stufato e ha messo il cartello, perché non è che i fossi gradissero molto.